RDA Radio 1, Radio Pallino 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltici. State ascoltando Antenna Romana 1. Ciao a tutti dal vostro Marco Pollese. Vittoria di Max Verstappen su Red Bull e Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Secondo posto per Perez, sempre su Red Bull. Terzo Russell su Mercedes. Ritirate purtroppo le Ferrari di Leclerc e Sainz. È stata una gara strana. Leclerc è partito in pole position, alla partenza si è fatto sorpassare da Perez, che però non ha fatto il vuoto, l'ha tenuto sempre dal secondo e otto i due secondi, e teneva dietro Leclerc, Verstappen, nonostante usasse il DRS. La Ferrari sembrava forte sul rettilineo. Ad un certo punto, verso il nono giro, problemi idraulici sulla monoposto di Sainz, che si è dovuto ritirare. A quel punto, virtual safety car, la Ferrari ha fatto una genialata, finalmente strategica, è entrata subito in box per il cambio gomme di Leclerc. La Red Bull invece non l'ha fatto dopo 10 giri, e così Leclerc si è trovato in testa con 12 secondi di vantaggio sul duo Red Bull. La gara sembrava messa bene, anche perché Verstappen non guadagnava su Leclerc, nonostante avesse cambiato le gomme 8 giri dopo. Allora, ad un certo punto però a Leclerc è esploso il motore e si è dovuto ritirare. Altri punti persi, è già la seconda volta che con questo motore va in panne. In Spagna si era rotto il turbo, l'MGK, e qua si è rotto proprio, è esploso, fumata bianca. E contando anche il Gran Premio di Monaco, sono punti persi, potevano essere tranquillamente, dico, perché sia in Spagna che a Baku il vantaggio era enorme, e in più contiamo anche Monaco, dove si è sbagliata la strategia, potevano essere tre vittorie Ferrari, ma invece zero punti. Le ultime tre gare, due ritiri, zero punti, e così ora Verstappen ha preso largo, ha 34 punti di vantaggio su Leclerc. Ma quello che fa pensare è questo motore che è esploso, o i problemi al turbo. Adesso la Ferrari al prossimo Gran Premio in Canada sicuramente metterà un motore nuovo, ed è il terzo, è l'ultimo che può cambiare prima di ricevere penalità, perché dal regolamento, se a partire dal quarto motore, ci sarà la penalità. Ma rischia anche una penalità, perché Leclerc è già arrivato a tre turbo cambiati. Dalla quarto ci sarà la penalità. Adesso bisogna vedere in Canada se bisogna cambiare anche il turbo. Purtroppo gira così, peccato anche perché la Ferrari è una bella macchina. Se finisse tutto liscio, si vincerebbero le gare, lo dico tranquillamente, perché la Red Bull è sempre lì e la gioca. Però anche ieri, rettilineo di 25 secondi, Leclerc davanti con Verstappen dietro, con DRS, non ce la faceva a sorpassarlo, non ce l'ha fatta. Ci sono 3-4 giri che Verstappen aveva il DRS, però non ce la faceva a sorpassarlo in rettilineo. Vuol dire che il motore è ottimo, solo che non regge, non ha affidabilità. Invece nel misto la Ferrari dava anche mezzo secondo a tutte. Peccato, se si riuscisse a risolvere questi problemi si può vincere. Certo, 34 punti di vantaggio per Verstappen sono tanti, però ricordiamoci che mancano ancora 14 gare, e sono tante 14 gare. A inizio stagione Leclerc aveva 42 punti di vantaggio su Verstappen, che si era ritirato due volte per problemi della pompa della benzina. Si può ancora recuperare. Per quanto riguarda i piloti, per quanto riguarda i costruttori, il vantaggio della Red Bull alla fine è di 80 punti, ma qua c'è da contare che Sainz non sta facendo più punti, che ne
è sempre una, si è rifiato due volte, è uscito toccato da Ricciardo ad Imola, in Australia è uscito perché si è girato, e invece la Red Bull può contare su Perez che sta andando benissimo. Campionato ancora lungo, come detto, adesso il prossimo Gran Premio Canada, se le cose finiranno liscio ti puoi giocare la vittoria, perché sì, c'è un lungo rettilineo, ma c'è anche un misto pro Ferrari, rettilineo pro Red Bull, ma la Ferrari ha dimostrato che ci può stare benissimo a combattere, e speriamo in bene. Con questo vi saluto, un ciao dal vostro Marco. PDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1.